Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Volete una ricettina veloce veloce e piena di gusto? Eccola qui. Oggi cucineremo le fettine di pollo al vino con capperi e limone. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 350 g circa di fettine di pollo che ho già tagliato a fettine e battuto anche col batticarne, perché ci serviranno delle fettine molto sottili, della farina, 50 g di burro circa diviso in due parti, un limone, io ho portato quello da giù perché è buono e non trattato, 3 cucchiaini di capperi, mezzo bicchiere di vino bianco secco, mi raccomando non frizzante, olio e sale, se volete a piacere anche del pepe. La padella è già sul fuoco, mi aspetta, e allora mettiamoci subito a cucinare. Ho messo a preriscaldare questa padella, andiamoci ad aggiungere metà del burro e un goccino d'olio, così non brucia. Facciamolo sciogliere bene tutto attorno. E poi andremo a mettere le nostre fettine. Le nostre fettine che ho passato nella farina, ho scosso l'eccesso e appoggiato in questo piatto. Il burro mi sembra ormai pronto, andiamo ad aggiungerli all'interno della padella e lasciamole rosolare bene. Una volta cotte tutte quante, le trasferite in un piatto, le ho girate a metà cottura, regoliamo di sale tutto attorno, voi se volete anche del pepe. Non troppo, perché vorremmo utilizzare anche i capperi dissalati, mi raccomando. Lasciamo finire di cuocere e impiattiamo. Abbiamo messo in un piatto le nostre fettine di pollo. Andiamo a deglassare con il vino bianco. Lasciamo evaporare un attimino l'alcol. E andiamo ad aggiungere i capperi. Le nostre fettine di limone, anche il succo, che non fa mai male, e infine la rimanente parte del burro. Io rompo in più pezzettini, così che andrà a formare una cremina fantastica che dobbiamo lasciare ridurre un pochettino e poi andremo a versare sulle nostre fettine. Ragazzi, che golosità, non vi so dire. Mescoliamo bene e lasciamo ridurre un attimino. Eccoci qui, abbiamo fatto ridurre la salsina una volta aggiunto il burro e calda calda l'abbiamo versata poi sulle nostre fettine di pollo, che a questo punto non resta solo che gustarle. Noi andiamo a sederci a tavola, ce le mangiamo, accompagnatele se volete con un'insalatina, con delle verdure di stagione, come volete voi. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Non vi dimenticate che sul sito di cucinaconagnese.it trovate la lista degli ingredienti e il procedimento se volete replicare anche voi la ricetta. E vi siete iscritti al canale? Guarda che io vi guardo tutti. Ci vediamo domenica prossima, ciao! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.